ragazzi, oggi è il 13 agosto 2024. È un, martedì, è, un martedì, è un martedì, allora, ciao a tutti, ciao a tutti, salutiamo i ragazzi che sono in chat, ma soprattutto, una sabba è arrivata durante l'intro. E la salutiamo subito perché dobbiamo ringraziare chi si abbona a questo canale, anche ad agosto. Dunque, grazie a Giu Nicolini, livello 1 11 mesi, anche oggi vendiamo e compriamo domani, che chiaramente è il mantra di queste live, purtroppo, no? E quindi parleremo un po' di questo calcio mercato, di questi temi che tra l'altro eh, vi posso anche dire che ne, ne parlerò anche io domani voglio parlare degli eSuberi da un punto di vista differente, però. E quindi e quindi mh, state attenti all'editoriale di domani che vi invito ad una riflessione che spero eh, possa, possa lasciare il segno anche, anche in questi giorni molto caldi. Allora, ciao Spacekat, Calulu, Calulu. Compreremo qualcuno, forse Calulu? Altrimenti, questa settimana non credo niente, non credo che arriverà nessuno questa settimana, ragazzi. ve lo dico. Ciao Fabri, ciao Laugenti, in ascolto dalla ridente spiaggia iesolana. Pensate uno che sta in spiaggia, che si ascolta delle biastorme, pensate ma prendi il sole, ma, ma, ma io te, te urlo e dovresti rilassarti invece ti rilassi con uno che ti urla in faccia È incredibile ciao Giago, eh, la mia perplessità quaglieremmo qualcosa in questi giorni? secondo me solo Calulu. ciao Bercio, ciao PJ ciao a Pierasco, ciao a giù appunto con la Sab, no Sab no, uguale, uguale Migueliano Diffidente dice sempre Space, che abbiamo un internazionale <ride> ciao, ciao Joson, Bombi Juve, ciao Sim no San No, purtroppo di san ce n'è troppo. Ehi, hey, no sunshine when she's gone. Di san ce n'è troppo, ragazzi. Ciao Barto, Hazel, JJ Kamal, Floyd, James Ford, Kalulu: 33 gradi a Zurigo. Madonna, i ragazzi. miei. Mi sento male io per te. Ciao Slevin. Per cassi? Assaggia sto live, So sto prosciutto, non buono sto prosciutto ciao Mivar, devo dire che la chat discord si può riassumere con la parola ansia e oggi è un giorno tranquillo tra l'altro tu pensa alla settimana scorsa cosa è stato, ciao Silver, ciao Michele benvenuto, eh, buonasera, benvenuto Kalul, Kalula, sto iniziando a preoccuparmi tra poco ve ne parlo un po' di sta roba che fa un po' ridere eh. ciao Leviashin, ciao anche a le altre due sub credo che sono arrivate, ma te ne sono arrivate un attimino due sub, quindi ne aggiungiamo due, grazie mille Here comes the money. Allora, dottor Dwayne, dottor grazie, e Antonio Salatino, grazie mille. Quindi arriviamo a 197, ad un passo dalle 200 già al 13 di agosto, eh, ma non ci basta, non ci basta. L'obiettivo, sempre chiaro è, è per tutti, è 442, anche per agosto. Vi ricordo che abbiamo sempre scollinato l'obiettivo negli ultimi mesi, ma noi rimaniamo umili e coi piedi per terra, e quindi fate, dateci una mano. Ciao, posso dire che ci hai preso? Space Cat, non sto scherzando, ci hai preso, ma non mi voglio dire altro. Ciao, mi, eh, Benny Monaco, ci vuole calma, vedo troppa agitazione, però dai Benny, siamo anche al 13 d'agosto. Eh. Calma era giusto dirlo a fine luglio, siamo a metà agosto. La preoccupazione secondo me è giusta, oggi. Ciao Maifredi, ciao c'è Antonio. Ciao Antonio, le tazzine di Giuntoli, ma perché non prendi le tazzine di live Bianconera, Le trovi sullo store. Non vedo l'ora che finita questa trattana. Del mercato e inizia a guardare le partite. E tanto stasera c'è il, il trofeo Silvio Berlusconi oggi a San Siro. Mira Monza, più partita di quella. Dopo domani c'è la Supercoppa europea. Quindi, poi il campionato inizia già. Serie B inizia il venerdì, serie A sabato. E ho già iniziate le partite. Ciao Din, ciao Pinturiccio, ciao Sandro. Dire non sei preoccupato per la situazione esterni offensivi, fossi in motta, non dormi lei la notte. Eh, so preoccupato, sì. <ride> non, ti, non ti posso prendere in giro, sì. sì. Però va detto che la mia preoccupazione non si toglie con Nico Gonzales questo è il punto. Eh, la preoccupazione mia non è che la sconfiggi prendendo Nico Non cioè, a me non mi piace, quindi. Però oh, se lo vuole Tiago, va bene, ragazzi. Quest'anno mi ricorda il primo di Marotta e paratici, poi dal prossimo si vincerà. Io non ci credo tanto a questa cosa, qui devo dire. Io penso che gli allenatori bravi l'impronta la diano subito. Poi i risultati non lo so, ma l'impronta la diano subito. I giocatori che stiamo prendendo sono buoni, tra l'altro. Uh, V89 ci rimarca il fatto che sta saltando. Un altro affare. Questa è degli affari saltati, perché? Perché Caciusti doveva andare, credo, in Premier League. È saltato Caciusti in Premier, Brescianini per ora, è saltato. Eh, il suo passaggio al Napoli. Brescianini, no, ci dicono che il Napoli ha i conti a posto. No? È una società ricca, ricca 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 ricca, ricca. Questo, questo Napoli, l'Atalanta, conti a posto, virtuosi l'Europa League. Però, se non prendono O'Reilly non danno Copminers, Miners. Se la Fiorentina non prende Goodmuns, non danno Gonzalez. Capite che, che giro? E questo cosa vuol dire? Che è un mercato in cui non ci sono i soldi. Malandette. tu puoi pure tenere i conti a posto ma i soldi per fare tutte le operazioni, non ne hai non ne hai ciao Newbic, ciao Grazy ciao PJ Video, che si sabba, grazie mille grazie mille PJ, grazie mille se arrivasse Berardi il 31 agosto, no e se Chiesa restasse, no escludiamo, escludiamo ragazzi, ogni, ogni discussione che parte ma reintegriamo questo e reintegriamo quello io vi ho già detto come la penso su Twitter eh, vi beccate un, un F da parte mia, però qui, dato che siamo su Twitch, un F affettuoso eh? va bene. Sto weekend inizia il campionato? Sì, inizia il campionato e la verità, Galborn, è che 19 squadre su 20 sono messe male. Ma scusatemi tanto, eh, ma in questi due giorni, tre giorni dal, dal venerdì fino a ieri, c'è stato il turno di Coppa Italia. C'è stato il turno di Coppa Italia. Ma mi state accorgendo di, cosa, di come sono messe le squadre di serie A. Ma a partire anche dal da, da Lecce ieri eh? c'è gente che, che non farà parte del progetto per dire. Per uh, il Cagliari, la stessa cosa, Scusa, lo squadre, il Napoli ha faticato contro il Modena, ma non mi interessa il risultato che poi finite i rigori, eccetera. Ma guardate che in campo c'era come prima punta Raspadori, Raspadori. Che non è il titolare, e mancano quattro giorni al campionato del Napoli. Quattro giorni al campionato del Napoli. Ma il Napoli non può giocare col suo centravanti, quello che ha oggi in rosa, che è Osimen, perché lo deve vendere. Non può giocare col centravanti, titolare che vuole Conte, perché non è arrivato e Molo vuole anche pagare prima che prendesse, eh, che cedesse Osimen. Ragazzi. Ma, ma, ma capite che cos'è il campionato di Serie A, una, io, io a chi do la, la, la colpa, ragazzi, posso dirvela di chi è? In questo caso è delle istituzioni del calcio del calcio europeo che non riescono a mettersi d'accordo su una data, su una data, non lo so, il 16 agosto, che cavolo ne so. Per fare cosa? Per far terminare il calcio mercato prima che inizino i campionati di tutta Europa o almeno dei 4 5 principali campionati di calcio. Questo è il punto. Questa cosa qui secondo noi non falsa la competizione. Non 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 falsa, cioè il fatto che no? Tutte le squadre siano incomplete, tutte, tutte, Ma pure l'Inter, dai, pure l'Inter è incompleta, ragazzi l'Inter dietro ancora è messa male deve piazzare gli Arnautovici, Correa sono tutte messe male e appunto ci, ci sembra illogico che il campionato inizi tra quattro giorni riflettiamola su sta cosa ragazzi eh. Rifle, riflettia... questo è un problema del calcio questo, è un problema enorme del calcio che non è credibile ai miei occhi questa roba non è credibile <ride> vabbè L'operazione Calulu con diritto e non obbligo è una buona operazione, paghi un po' di prestito tre e mezzo. Però considera che Todo tipo pagavamo 10 di prestito, però prendevi un giocatore che era sicuramente sano, questo è sicuro. Eh, tra l'altro, ieri sono usciti dei dettagli da parte di Sky da Bagliocchini che non segue la viva, segue il Milan. E appunto eh, io devo anche correggere un po' il tiro: si parla non di, 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 di obbligo, ma di diritto. E forse non è nemmeno sottomesso a dei vincoli di presenze. Quindi, ragazzi, vi posso, dire... posso dire una cosa, ragazzi? Vi posso dire una cosa? Vi posso dire una cosa? Sì, tra poco parliamo di Bresciani. Che cazzo devo tipo su Bresciani? Non si so. sa. Eh, il piano C il piano C Calulu se Calulu è integro ed è un sé e no, non voglio vendere sogni, non prendiamoci in giro. Il problema è quello lì. Io vi dico che il piano C è meglio del piano B. È questa cosa è incredibile. Posso dirvi sinceramente, mi ha, mi, ha, mi ha sorpreso questa cosa. Il piano C, il piano C, consideriamo anche le cifre. Da una parte dovevi dare 10 milioni più 35% e anche il 15% di rivendita. Poi il West Ham lo prende col 25%. Pensate, per cento di rivendita. Ma santa miseria, qua paghiamo 3,5 e mezzo più 14. 3,5 e mezzo più 14. Per un giocatore che ragazzi un anno e mezzo fa, un, oh, non sto parlando di tre anni fa, un anno e mezzo fa. Ragazzi, valeva 35 milioni, valeva. Ripeto, se sta bene, io non posso, io ho la cartella, non sono Mattis Pog, non sono Mattis Pog, non ho la cartella clinica di Calulu, ragazzi. Perdonatemi, non ho la cartella, non ce l'ho la cartella clinica di Calulu, non posso sapere come sta. Posso pensare al calciatore per come l'ho visto giocare. Come no, eh? purtroppo è così. Purtroppo è così. Ragazzi, ho capito, Brescianina, la, calma! Non mi scrivete. mi fate rincoglioni pure a me, che sto da solo, e dai, santo Dio. Però, se sta bene, se sta bene. Ragazzi, è un bel colpo questo. Ieri, con Edoardo Di Nuzzo, anzi, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Vi voglio far vedere sta roba. Un attimo, eh. Vi voglio far vedere sta roba di Edo. Ok? Voglio far vedere sta roba di Edo che ha fatto su Instagram. Edo, andate a seguire. Vabbè, ma penso che tutti quanti voi lo seguate già, Edo. Grande Beer, ora TikToker, bravissimo, è veramente bravo, e ieri ha fatto un lavoro clamoroso, Edo, vi faccio vedere sta roba qui. Un attimo, ragazzi. Eh, perdonatemi che aggiorno la pagina, ve lo faccio pure sentire. Edo su Instagram, dove è una giuntolata. Ma prima di capire il perché, come dice mio fratello Nick, se per te il calcio è roba seria, questo qua è il tastino che ti consiglio di schiacciare. Allora, ragazzi, la Juventus saltato. Todibo, ha bisogno di un centrale, ma un centrale in prestito perché i soldoni servono per prendere Cop Miners. Calulu è una chiamata. Giustissima, perché lascia stare l'ultima stagione in cui non ha mai giocato e qui sì, i danni fisici diventano una grande incognita. Ma prendiamo Pier Calulu sano. Calulu 22-23 è il centrale perfetto per lavorare con Motta. Guarda qui i percentili in cui eccelle tra i difensori centrali della Serie A nel 22-23. Progressivi, conduzioni, filtranti, tocchi nella tre quarti centrale. Tutto ciò che un difensore centrale propositivo di Tiago Motta deve avere. Ora guarda questa cosa bellissima, guarda Calulu confrontato a Todibo stesso. Identico, identikit. Per questo mi gasa la chiamata, perché questo mi fa capire che alla Juventus stanno lavorando seguendo una linea tecnica e tattica ben precisa, non andando a tentoni a occhi chiusi, perché per 3 milioni di prestito più 14 circa di riscatto tu vai a prendere un difensore centrale che già conosce il tuo campionato del 2000, ma che non è solo un difensore centrale, quindi è multifunzione, multiruolo, perché ti può fare il centrale e il terzino. Per me è un grande sì. Tu che ne dici? Oh, ragazzi, io non ripeto, non vi voglio nemmeno convincere, per carità. Però scusate ragazzi, adesso metto un po' di pressione all'allenatore. Perché qua pensiamo che l'allenatore debba venire, trovare il prodotto finito. Fate... Ragazzi, scendete in campo. Se pensiamo questo, abbiamo sbagliato l'allenatore, ragazzi. Eh. Abbiamo sbagliato l'allenatore. Signori, signori, noi abbiamo preso Tiago il discorso che facevamo su Allegri e su Tiago Motta era uno. Ci deve migliorare i nostri su cui puntiamo. Due, Ogni, calciatore che, arriva, ogni calciatore che arriva da noi. Deve. Categoricamente almeno l'80%, almeno l'80% dei calciatori che viene da noi deve migliorare da noi. Se Motta non è in grado di migliorare un Calulusu sanu, sanu, calulu sanu, mi è scappata, Motta ha fallito. Motta ha fallito. Oh, ragazzi. O ragazzi. O ci prendiamo in giro. O oh, va bene motta perché Tiago ed è l'allenatore nuovo. E allora, se Calulo è sano e ha delle potenzialità e ce le ha. E regredisce. Peggiora alla Juventus. L'allenatore è colpevole. L'allenatore. Ma no, ma finalmente. No, la differenza lombardo. La differenza tra me. Mette è che te fai il processo preventivo no? tu fai il processo preventivo non è manco arrivato Calullo a Juve e già dici, così colì, eccola, Tiago Motta non ha mai allenato una partita alla Juventus ufficiale te, ah, Tu fai Te la differenza tra me e è che, ripeto, tu fai il processo preventivo io, banalmente dico vediamo, facciamolo lavorare il dubbio su Calulo è solo ma sono d'accordo sono d'accordo, sono d'accordo, assolutamente, ma se sta bene e il calciatore non rende, chi devo dare la colpa? Oh ragazzi, con Pioli Calulu ha reso, quando era sano, Calulu ha reso bene, bene, Calulu non arriva a pezzi, Calulu non arriva a pezzi, Calulu oggi, clinicamente, sta bene. Si ripeto, non, so, non ho la cartella clinica di Calut. Non posso sapere se è un injury prone non posso sapere se ha delle ricadute. Non posso sapere come sta muscolarmente. Non lo so se sta bene, se sta bene e non mi rende la colpa di Diagomotta. Non, non si scappa. Non si scappa. Quindi non è che possiamo per forza fare la squadra di piani A. Se bisogna scommettere su qualcuno, ma perché no? Soprattutto, signori, ve lo dicevo negli editoria di oggi. Vi faccio questa domanda: voi, voi, facciamo finta che siamo nell'estate del 2023, vi comprano al calciomercato in entrata CalaFiori a 5 milioni. Mi dovete dire: mi dovete dire, chi di voi dice ah, hanno fatto colp nessuno perché non ragionate mai sui sulle caratteristiche ma ragionate sempre sui nomi ragionate sempre sullo sono due cose, due i criteri che usate sempre lo storico spesso nemmeno lo storico tutto ma lo storico dell'annata precedente è il nome L'esperienza internazionale. Questa è la verità. Non è questo il mercato che vogliamo fare. Il nostro mercato deve essere basato cosa deve fare da noi. È adatto? È duttile? Ci si può lavorare? Prendere. Se un giocatore ha la panza piena, ma non la panza, anche la panza quella, quella lì, eccetera, 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 no, non è da prendere. Non è da prendere. E Calafiori aveva il ginocchio distrutto. Calafiori sta messo. Stava mo sta bene, glielo auguriamo. Molto peggio. Del Calulu di oggi. Ma molto peggio. Ragazzi, là si parla di crociato. Non si parla di. Non si parla di infortuni coppioli. Eh? Detto questo: Calulu deve ancora accettare. E vabbè, aspettiamo, ragazzi sta a pranzo che compai lasciano mangiare l'ultima volta a Milano che se mangia pure bene dai calulu se, st sì, se sta bene sì assolutamente sì assolutamente sì assolutamente per me se sta bene calulu e, e bremer rappresentano una coppia centrale di assoluto livello per il campionato che affrontiamo io vorrei ricordarvi io vorrei ricordarvi perché qui purtroppo passano passano concetti sbagliati la squadra, la squadra campione d'Italia oggi decantata come una delle più forti del mondo e anche giustamente perché lavorano bene giocano con una difesa a tre fatta di due esuberi delle squadre ma, ma, nemmeno, ma nemmeno di squadre importanti ma nemmeno di squadre importanti ma di squadre di livello basso medio basso Acerbi era un esubero della Lazio, io ve lo ripeto a Formello il 30 d'agosto di due anni fa, a Formello i tifosi della Lazio, io ascolto le radio romane più di voi, andavano a Formello a menarlo se non se ne andava. Hanno Pavard, certo che hanno Pavard, certo che hanno Pavard, però non è il titolare, non è, è un giocatore da rotazione. Beh, dai, si alternano, dai. Darmian e Pavard si alternano spesso. Comunque, quelli sono Acerbi, Darmian, Bastoni. Ve lo ripeto, Acerbi, Darmian, Bastoni, non si può giocare a 4 con Bremer e con Calulu, se sta bene. Ma veramente fate. Ma, ma il campionato questo, è. ragazzi, in Napoli ha dovuto pagare 40 milioni. Buongiorno, e gioca con Ramani. Buongiorno. E qual è l'altro che hanno preso che manco il titolare, che manco lo vuole più, Giaconte Ma come si chiama? Mari, non mi ricordo più come si chiama, quello che hanno preso spagnolo ragazzi, Rafa Mari, Rafa Mari. Gli avversari sono questi. Gli avversari sono questi. Non stiamo, non affrontiamo nessun Dream Team e non siamo noi un Dream e non vi voglio ripeto vendere sogni, non siamo per niente un Dream Team. Non siamo un Dream Team, ma non vedo Dream Team, faccio una battuta Andreottiana, no? Quando ad Andreotti chiesero tempo fa, negli anni 90, vuoi diventare il presidente della Repubblica nel 92 eh, Andreotti si gira e dice io non vedo giganti attorno a me e che, che, che cazzo che, che, che squadra vedete che è così imbattibile dove, dove sta sta squadra dove, dove è, non è il, il Milan di Berlusconi non c'è, l'Inter di Moratti non c'è, a Juve dei c'è. L'inter è superiore, io sono d'accordo che è superiore, ma per un motivo semplice: perché stanno da più anni insieme e noi siamo incompleti. Ma ti aggiungo questo però, e questa è una, non è una promessa, ma è una mia speranza: che se la Juve riesce a prendere i calciatori che vuole nel corso di questi 15 giorni, ed è difficile a questo punto, io ve lo dico, è difficile. È difficile. Per me, non è più, per me non è meno forte dell'Inter. Per me non è meno forte dell'Inter. È forte quanto l'Inter. Poi ce la giochiamo Ma co con Copminers, Douglas Lewis, Ivlaovic, Bremer, eccetera. Ma perché siamo meno forti? Loro sono più pronti. Ok. È giusto. Chi vince il campionato per me è sempre il, favori è sempre il favorito. Per una questione di, di, di tradizione quasi. Vogliamo giocarci le nostre... Ma, ma vogliamo giocarci le nostre carte? Vogliamo essere ambiziosi? Se riescono a completare tutto, per me la Liga deve competere per vincere. Non siamo così meno forti. Ma dove vedete queste squadre forti? Ma dove sta il... il Bar... Ma il Real Madrid non gioca in Serie A. Il Real Madrid non gioca in Serie A. Il Bayern Monaco ha perso col, col Bayern Leverkusen. Ed è il Bayern Monaco! No, io ragazzi ve lo dico, io faccio da, quando sono da solo, faccio selezione dei miei, degli utenti che leggo. Io quando sono da solo non, so, io non sono democratico. Se, se io ho, qualcuno di voi l'ho già bollato, non sono democratico. Non sono democratico. Da questo punto di vista mi dispiace, sono dittatoriale. Ma non perché mi piace, sono un sincero democratico in, in altri ambiti. In altri ambiti. Però quando qualcuno io lo bollo come provocatore, non lo leggo più. E, e, e qualcuno sa a chi mi sto riferendo e non voglio litigare oggi perché altrimenti su YouTube dici, Fabio, passi la. No, non sono domande scomode, sono domande del cazzo. La scomodità fa. fa per me la, la tua non è scomodità, è noia. È stalkeraggio quasi. È stalkeraggio. Non è scomodità. E tu tutti i giorni mi scrivi il papiro con le domande che sembra. Che sembra, che sembra le domande, dieci domande di Repubblica Berlusconi e non hai la statura di un Ezio Mauro o di Scalfari, permettimelo, non ce l'hai questa statura. Hai la statura di uno che sta sempre online. Ok? Non hai, non hai quella statura giornalistica, mi dispiace dirtelo. Come non ce l'ho io da, da, da direttore, eh, per carità. Per carità. Appunto, nemmeno io, nemmeno io. Nemmeno io, assolutamente. No, l'attenzione la do a chi merita. La mia attenzione non è gratis, mi dispiace. Grazie, Mix, per la oh, sub, te l'hanno regalata. 27 mesi, grazie mille. Ho preso Coppa Alfante, mi sto cagando addosso. Che salti. Vabbè, se resta l'Alanto, comunque ti va bene. Eh? Non ti va male. Direttore, ma dalla medio borghesia, medio -alta -borghesia cioè, no, 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 sinceramente no, sinceramente no. Uh, oggi presto, oggi presto <ride> la coccola. Eh, fatela fare da due moglie. Che te devo fare, Nico. Secondo te Chiesa, Nico Coppe. In che senso? Chiesa non resta alla Juve. Ragazzi. Chiesa non resta alla Juve dico le stesse cose, Miguel è un LBR tu non sei un cazzo, capisci la, la differenza tra Miguel e te Jack, è che lui è un LBR che viene in live, tu sei uno che sta tutto il giorno su internet, su tutti i canali telegram, social, instagram di LB a scrivere papiri, c'è una differenza di fondo, capisci e anche la stima che io provo per Miguel è una cosa la stima che provo per te, permettimi un altro e mi dispiace dirtelo io, fa, fa, so, io, sono, io sono, stro, sono se stronzo e io sono stronzo e selettivo. Io non sono una persona buona e simpatica. Sono magari ironico, ma non sono simpatico, ragazzi. Non sono una persona che dove la metti sta. Non sono una persona che va d'accordo con tutti. Non mi, non mi pagano per andare d'accordo con tutti. Mi dispiace, grande bacio, ok? È eh, povero, se mi passi due mesi a Stalkerà, povero un cazzo, mi verrebbe da dire. Allora, eh, già, però gli altri li leggo con grande piacere, eh, per carità di Dio, io so a chi mi riferisco, so a chi mi riferisco. C'è anche Vittorio, vedo. Vedo c'era Vittorio. Dove sta? Dove sta? sta? L'ho perso. C'era Vittorio Murra. Ma posso, ma posso dire che Pongracic secondo me, sarebbe stato un nome ottimo, Vittorio. Ti mando, ti mando un abbraccio e forza Lecce. Eh, andiamo avanti, c'è anche Craft che sta entrando. Ecco di Craft, nonostante io possa avere delle idee differenti, io di Craft, stima. Con Craft, magari ho qualche bisogno di ferma. Kraft alla fine, sotto sotto, lo stimo, lo stimo io Craft. No, non ti conosco bene. No, 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 assolutamente no. Sono, po sono pochi le persone che mi stanno sul cazzo. Ma Craft non è tra questi. Buon pomeriggio, Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti. Che stai facendo? Ti vedo impegnato. Cosa no, niente, finivo un paio di cose qui. E vengo a farti compagnia in questa torta giorno. Quanti gradi fanno da te? Nella parte almeno la... di ieri, però è più umido quindi a me io lo so. Potrei questa... rimanere poco perché a un certo punto non sopporto più e devo andare a farmi questa il... settimana. Ah, da quanto eh. meno ad asciugarmi perché sto sudato. Ma ti dicono, ma, è, ma lei è un monaco di Tibet? Un monaco, <ride> un monaco di Baviera? Monaco di Tibet? Monaco di Baviera? Va bene, allora eh, c'erano delle domande. Intanto. Tutti mi state dicendo, oh ma non me l'avete scritto in 20.000, Abbiamo capito, Brescianini salta al Napoli, Brescianini va all'Atalanta. Che ne pensi? Era il tuo pupillo Brescianini. Il mio pupillo? Io ho passato una stagione intera a insultarlo Brescianini. E tu hai detto, ci vuole un Brescianini in questa Juve, io me lo ricordo ancora. No, lo aveva detto Antonio, ecco vedi, così nascono i meme. Antonio <ride> aveva detto, in quella live, Antonio aveva detto, ci serve un equilibratore per, per parlando di rabbiotti ci serve un equilibratore e lui aveva detto vabbè teniamo Rabiot no, io ho detto allora se devo prendere un equilibratore lo pre prendo Brescianini che gli dai un terzo se non un decimo dello stipendio di Rabiot però Brescianini però, è... la domanda è quella: però la domanda è giusta questa. questa domanda è giusta Brescianini io non l'ho visto tantissimo l'ho visto a Lecce ed è fuori il migliore in campo a Lecce contro il Frosinone fu molto meno di Sulè per dirvi ma in quella partita mi impressionò Caio Jorge per dirvi Brescianini mi, mi, mi era il girone d'andata. Il frosinone ancora girava, ma vinse 2-1 con Gol di Ramadani sullo scadere. Brescianini, che casella occupa? Cioè, te la faccio banale. Sblocca copine. Brescianini secondo me no. Può darsi è il sostituto di Cop -Main... ma, no, ma, no, dai. ma no, no, non parliamo qua di livello di calciatori. Eh? Cioè, chiaramente Copiners è un livello più, più alto rispetto a Però poi magari, poi magari tra due anni parleremo di un Brescianini. Non, non dico a livello di Cop Miners perché sì, Cop bibi... vuol dire che là veramente gira il bibitone però. No, infatti, infatti non a livello di Cop sì. perché Cop Miners partiva, partiva già da un livello diverso quando è arrivato, però magari parleremo, sai, di, 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 un, altro, di un altro pistante che. Voglio dire, ci metto la Firma, se cioè, fossi Brescianini, ci metterei la Firma a fare la carriera di cristante e raggiungere i livelli di cristante. però quel tipo di giocatore lì, insomma. Quindi, di rientro dalla Supercoppa europea o oh, smollano, sto cazzo delle Mares. Io devo dire, non sono preoccupato perché io, nonostante per Tiago sia una necessità, io, la mia necessità era bucare il centrale difensivo. Cioè, io non sono preoccupato anche perché penso che con il Como si vince tranquillamente anche con quelli che abbiamo oggi insomma, anche se non sono tanti sono solo 13, magari qualcuno qualche cambio in più da next gen si fa 2-0 sai, l'ultima mezz'ora si, si, si risparmia un po' di, di fatica, di forza però contro Como e Verona tecnicamente non dovrebbero esserci troppi problemi. L'importante è averli tutti quanti a disposizione per tutta la stagione. Allora, fate la clip lunedì sera, mandatela quando Juventus Como 1-1 in rimonta sul rigore che non c'è per noi, gol di Vlaovic sul rigore che lo, Ma lo prende, credi, pure, tu ci credi per... a sta cosa? Che non si vince con il Como? Con il Como? Ma guarda, è, ca è calcio d'agosto. In... Ma tu la stai, la stai vedendo la Coppa Italia? Craft eh? queste tre, tre giorni. Sì, ma però... visto Come stanno messe? Le sì, però la Coppa Italia dà molti segnali. Che, cioè, che segnali? Che se dal Cagliari, che segnale ha avuto ieri sera? No, il non l'ho visto, anche se volevo per, per guardare Cerri, della, che il nostro Cerri alla Terrarese Però. No, ma la Coppa Italia, i primi turni di Coppa Allora. I primi turni di Coppa Italia sono utili perché molta gente al Fantacalcio si, si butta, si, si getta su, sui nomi che fanno bene in Coppa Italia di quell'area di, di piccola lì. Poi magari. Ma anche in Lecce, d'altra parte, Fabio, in Lecce l'anno scorso ad agosto sembrava che dovesse fare chissà che campionato, no? In Coppa Italia. Fe, 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 mi sembra d'Orgu e Holmquist fecero un partitone che 3-1 fecero, fece Lecce. No, vinse, vinse credo, un, o 1-0 o 2-1 come ieri. Ieri, tra l'altro, ha vinta 2-1 a uno, con 28 tiri del Lecce, poi però le squadre... Eh, le però il manto lo poteva vinci. fare il 2-1, a, eh, a un certo punto. Sì, 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 le squadre erano diventate... Eh, ragazzi, ma credetemi, questa settimana qui fa un caldo che non si può veramente respirare e giocare... a. 38 gradi alle 18 e 30 al via del e la settimana prossima ci giocherà con l'Atalanta pare che il meteo ci ci darà una tregua da questo punto di vista però speriamo bene che le cose siano che vadano meglio da quel punto di vista va bene ehm questo era il discorso appunto su, legato alla Coppa, la, alla Coppa Italia legato all'acquisto tra l'altro dell'Atalanta evidentemente ma scusate ma chi l'ha data sta roba dell'Atalanta che ha preso che ha preso Romano l'ha confermata quindi è dell'Atalanta proprio questo giocatore è dell'Atalanta no però sembra aver chiuso allora, fammi leggere un attimo Marco Brescianini e Napoli deal collapsed story Atalanta are checking the move and set to sign the italian midfielder after the deal in jeopardy with napoli breccianini, breccianini ha svolto le visite mediche con il napoli oggi e dopo dato che è saltato cajusto brandford nonostante abbia fatto le visite col napoli ma no sta roba perde cioè, ragazzi ora lì non voglio far propaganda ma se sta roba succede alla Juventus congiuntoli Ma che cosa succede? E, e, io leggo I Chiariello eccetera Ma scusate ve la faccio vedere Per farci due risate eh. la, 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 la propaganda sì, che stanno sì, a fare a Napoli Per manna me. è una roba allucinante Aspetta perdonami un attimo Fammi trovare lo stacco sta? Chiariello eccolo qua Tiè vai vai Prendo il sigaro così oh, Me lo accendo col dollaro oh, oh i soldi ce li abbiamo noi voi non siete nessuno per la prima volta nella mia vita mi sento ricco e non riesce a chiudere cioè noi non riusciamo a chiudere cop perché ne vogliono 60 ne stiamo offrendo 50 più 5 questi non riescono a chiudere brescianini e tra l'altro ale ieri leggevo ancora lukaku lukaku stanno offrendo 30 milioni roba che se fa giunto a del genere gli tiro sto microfono in testa gli tiro, gli tiro sto microfono in testa ma questo è il, mer il grande mercato spinazzola purtroppo la carriera di Antonio Conte parla per lui purtroppo, eh, purtroppo. certo ma certo. Guarda, è colpa di certo è colpa di Conte è colpa di Conte quella e Manna che fa diventa da burattino di Max, diventa burattino di Conte cioè la carriera di Manna in questo momento è riassunta a chi lecco di più a Massimiliano o a Andogna? Questa è la gara di Manna oggi, eh? Cinque anni di contratto gli hanno fatto. Cinque anni. Cinque anni. Quindi quando dite in Serie A, giuntola, 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 guardate pure a casa degli altri. Che, 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 no, che Ma io non me la prendo con Manna, poverino. cioè, no, me la no, prendo nel senso, prendo. secondo me, Manna non. Non lo so, non, non lo so giudicare. Io so, so quello che, che dà conto alle sue squadre che tanto nel breve. Nel lungo ti lascia con i Lukaku. Ecco. Auguri, auguri a loro. Senti, Luca, eh, Calulu, sta per decidere per il SID. Sì. Secondo me, in 24 36 ore, non è vero che vuol dire sta per decidere, cioè, non, ma no. Non dai, è semplicemente, guarda, qualche dettaglio starà al telefono con Tiago Motto, Tiac, dove mi metti? Mi metti al centro, mi metti a destra, e niente, niente, sono robe che ci stanno però oggi non è stato convocato per l'amichevole che giocherà il Milan il, il trofeo Silvio Berlusconi salutiamo ehm, e, <ride> e, e niente ci sarà, ci sarà questa amichevole non verrà convocato e immagino che, che verrà a Torino nei prossimi 24-36 ore ecco, non credo che ci sia attenzione, fermi, ci sono un paio di notizie che stanno arrivando tutte da Napoli fermi un attimo, attenzione questa è un po' calmorosa però quindi sono confermate certe bon voci. Che allora, che bon Crescitiello Napoli fuori dal gruppo, Foloruscio, Osimen, Gaetano, Mario Rui. Questa mattina si sono allenati a parte. L'agente di Foloruscio stasera incontrerà Lotito a Roma, quindi per la Lazio. E pare che Foloruscio e Conte abbiano litigato furiosamente. Quindi... Io credo che, che la Lazio prenderà a casa lei però. Bel colpo però, eh? Bel colpo, Cosa? Bel colpo, dico Casadei Lazio. Deve, deve farsi però, Casadei. È, no, per... è un talento, però deve farsi. Per ora de niente, de niente. Deve farsi, sper speriamo, non non, non di sostanza. Sì, non di sostanza. Però anche cioè, il Napoli ha come Subero un giocatore che costa l'ira di Dio, eh? Ripeto. Poi, beh, costerò, ma io non è che voglio provocare, voglio fare sul Napoli, non voglio fare il chiariello io, perché non sono chiariello. Però, eh, alla fine, no, ognuno tira acqua al suo mulino, e eh, questa rivista, questa rivista, grande rivista del calcio napoletano, la più gloriosa, eccetera, era il 2 agosto... Quindi non mi parlo da chissà quanto. La Juventus di Giuntoli è vicina a tutti, ha degli amico ma nel sto di boh, poi però non caccia un euro. La meravigliosa, meravigliosa, santo Dio. Propaganda si scontra con la realtà. Giuntoli non ha un soldo, li vuole, o in prestito o a prezzi stracciati e quindi non quaglia mai. Ecco, ripeto, oggi Brescianini salta. Brescianini, non mi sto a parlare di chissà chi salta e eh, quindi complimenti. Ma non, perché Mana avrà anche delle purtroppo, tutta, difficoltà? Purtroppo, Fabio, una rivoluzione in un'estate non si può fare, è, è materialmente impossibile farlo. Quindi per qualcuno difensore d'esterno ci si arrangerà con le formule, con, con i prestiti e con le cose. Chiaro. Vediamo sì. anche le prove delle visite di... Però, oh, allora, di... Io, Dai, un po, di, un po' di entusiasmo, dai, però. Sì, entusiasmo. ma io ne ho tantissimo. Io sono Io... Calulu! Calulu, io sono contento. Volevo farti parlare di Calulu, no, ma, ma, ma Ma dico in generale, non per Calulu. Un po' di, di entusiasmo per questo mercato che è stato finora ottimo e speriamo si concluda a livello cioè a questo livello Fermo adesso, adesso faccio un po' di show scusami Jack hai detto dieci minuti fa sal, direttore saluti che te ne stavi andando mo, per, mo, non ti voglio cacciare non sono Gianfranco Fini che caccia, che fai mi cacci non te, però decidi resti, ri, vai via, rimani che vuoi fare? Capisci che, che io ti ho preso. io Sei nella mia lista nera. Jack, tu non uscirai mai da quella lista nera. Mai. Sarai sempre nella lista nera. Sempre perché tu non vuoi stare qua a fare delle belle analisi. Tu vuoi no, stare Jack, qua io ascolto. Mi profumi, fammi rispondere. Io non, fare, io non voglio fare nessuna rivoluzione. Io a, a giugno, anzi, a giugno no, a maggio. Era quelli che, erano tra quelli che diceva a questa rosa bastano due acquisti, due. due, un centrocampista e un difensore. E ci si è, era si è una grande cazzata, di Lo possiamo dire che, che era una grande puttanata. È quello dalle. che sto dicendo, siccome si vuole fare la rivoluzione in un'estate impossibile farla, un paio di cose si, si, ci si arrangia con quello che si, che si riesce a fare, con Icaluro in prestito, con auguro, Sancio in prestito, che, che non è male, eh. Non è male, non vuol dire prendere giocatori allora, di Serie a B. Ah, ma allora, posso dire dirti una cosa. Aspettare. Su Sancho e... eh, su Sancho ci credo. Inizio a crederci, non ho notizie, eh, per carità. Ma inizierei a crederci. Se il 28-29 di agosto rimanesse ancora lo United. In quel caso, io dico. Mm, ma anche prima. È un problema. Anche prima, spero, spero prima, però voglio essere realista perché c'è sempre no uh, Kraft c'è sempre dietro l'angolo l'offertona da qualche qual dagli arabi dall'altra da, da premier boh la premier si sta iniziando a scatenare negli eh, ultimi giorni quindi la mia speranza è che se resta lo United diventa un problema lo United negli ultimi giorni arriva il condor giunto e gli dice euh, Fammi, offrire un po' eh. 50 lo paghi te 50 lo paghi 60 lo pago io quello che è eh. e vedremo per quanto riguarda la questione rivoluzione o meno, rivoluzione o meno, intanto Nemesis Craft, <ride> eh, non è che la pensiamo diversamente. Io credo che oggi tu devi usare il pugno duro, ma non perché devi essere il macio del calcio. No, ma, ma sono d'accordo. Però... Perché se tu non dai un segnale oggi di, al gruppo nuovo, che vuoi fare le cose sul serio, poi il gruppo ti guarda in faccia e dice, ah coglione, ma che vuoi me sta a coglionare? E, e Sarà sempre, no, un una situazione che non si sblocca mai Questo ma io sono d'accordo da, però la mia posizione era ma la conoscete voglio dire, le, ci abbiamo fatto tante live la mia posizione era a maggio non, non oggi, a maggio la mia posizione era, questa squadra per essere competitiva bastano due acquisti un calafiori, un difensore, un calafiori e un centrocampista poi è uscito fuori che McKenny, i costi quelli che sono, scade il 25 quindi hai bisogno di un altro centrocampista Rabio non rinnova, hai bisogno di un altro centrocampista, Chiesa non rinnova, hai bisogno di un altro esterno, uh, Alexandro hai bisogno di un altro difensore, Calafiori non è venuto, Tolibo non è venuto, insomma, poi le situazioni si, si sono, andate, sono andate in un certo modo, ma a, la, la mia opinione era, non ho cambiato idea, all'epoca era che quella squadra lì, quella rosa lì, compresa anche gli entri dei pressi, ti bastavano due acquisti ed eri a posto. E su questo non ho cambiato idea. Poi, oh, io non mi lamento del mercato, eh. Io non, mi, io non è che sto qui a lamentarmi del mercato. Hai preso il miglior, porti ah, hai preso il miglior portiere della, della scorsa Serie A e lo paghi tra un anno. Se riesci a piazzare anche Cesny alle condizioni giuste, operazione capolavoro. Hai preso uno dei migliori... Top 10 centrocampisti al mondo, con quelle caratteristiche lì, lo hai preso a prezzo stracciatissimo è sfruttato l'Aston Villa lì che doveva fare uscite e l'ha preso a prezzo stracciatissimo. Voi lo sottovalutate forse ancora Douglas Ruiz Forse ha fatto qualche giochetto inamichevole e allora un po' hype, Ma mi sembra no? l'Aip... Ha, ha sbagliato solamente un lancio in, uh... Allora l'hype allora allora è già aumentato un po' però voi Douglas Ruiz lo sottovalutate. Come sottovalutate, sottovalutate secondo me Turam a 20 milioni Turam a 20 milioni è un'altra operazione capolavoro perché tra un anno... Tu, io lo speriamo, eh, incrociate tutto quello che volete, incrociare tra un anno ne vale 60 di milioni. Turam, giocatore dal potenziale infinito. Cabal che è uno dei, dei, dei giocatori che sono messi in mostra nell'ultimo campionato, anzi, negli ultimi sei mesi per voler essere proprio Pignoli. Anche lì, cosa gli vuoi dire? 13 milioni, 14? Quanti sono? Il, il, il mercato per ora è. Io non, non ho veramente nulla di cui lamentarmi, certo sono un po' corti in alcuni ruoli, ma ci sono ancora settimane di, due settimane, anzi quasi, due, più di due settimane di, di mercato e sappiamo che gli ultimi, gli ultimi giorni si muovono tante cose. Quindi. Intanto Rugani, la LAIN la uh, aumenta l'offerta di ingaggio, decisione entro 24 giorni... Certo che se Sto Rugani 20... veramente non si muove per questi soldi per, per quelli Io che Io ho, ho fatto un da... editoriale domani, non su Rugani, ma sugli Esuberi e non solo della Juve. Vabbè, ne ne domani guardatevelo perché secondo me è interessante spero che sia interessante per voi eh, ci dice Crisci, il signor Crisci Craft è l'anti-Miguel il problema, gu guarda Ma Michael il problema, e lo dicevo ieri a Miguel che lo stimo totalmente lo sa quanto li voglio bene a Miguel, eh, perché per me è perfetto lo devo dire Craft è, è, è una grande spalla che la puoi punzecchiare lo puoi un po' bastonare, no? Se vuoi creare il dibattito, Michele è un altro perfetto. È perfetto perché crea la discussione. Quello che dice non è mai banale. Non, non se la cava con un 6. O va sul 4 o va sul 9. E questa cosa mi piace no, di Michele. Però il problema di Michele in questa stagione sportiva è questo. Lui non discute il mercato. Il problema di Michele non è il mercato. Il problema di Michele è l'allenatore. Non è il mercato. Chiunque prendi ti direbbe qualcosa. Che è successo, Ale? Che senso? Stavi, stavi giù, stavi a covardia. No, mi stavo grattando un piede. E poi ci sono anche le zanzare. Tra guarda. le altre cose, ci sono anche le zanzare in questa camera. Molto bene, molto bene. No, problema... Qua, ragazzi, i critici del mercato non sono, come dire, i critici della singola operazione, sono i critici della... Ma è giusto che me lo dice in faccia, che avrebbe preso un altro allenatore. Però qui voglio giocare un po' con Craft che secondo me la pensa come me. Eh. Tanto dice, ma dove vedi che mi Effettivamente, è la foresta tropicale. Kraft, io ti dico, well, ti sfido, su, sul, sul mio stesso campo. È un discorso che facevo prima alla chat. Se Calulu sta bene, no? È sano. E Calulu il prossimo anno non vale per quanto riguarda il valore, diciamo, non che lo dobbiamo cedere. Ma il, valore, il suo valore di mercato non è aumentato. La considerazione su questo valore non è aumentata. Cioè, come ha lavorato male? Cioè, quello, io perché sono contento? Perché se sta bene, e ha tutto per far bene con Tiago. Ma se fa male ed è sano, è colpa dell'allenatore. Non ci dobbiamo nascondere. Su questo, Kraft, immagino che siamo d'accordo. Ma, ma può valere per, per Miners, per dire, no? Sì, ma lasciami solo aggiungere che questa cosa non, non succede per magia, nel senso deve succedere perché la squadra gioca in un certo modo, i giocatori vengono valorizzati dal modo di giocare della squadra e quindi aumentano anche di valore. Ma non è che, il, il, sai, il re ta ta Taumaturgo Motta con il tocco delle sue mani aumenta il valore dei giochi, no, non funziona così, la squadra deve avere un certo rendimento in campo, nel collettivo. E poi un'altra cosa. Il fatto che aumentano di valore è una cosa che, che ci diciamo tra, tra di noi per dire che, che il suo rendimento in campo salirà di livello. Ma non è che questi giocatori poi si devono rivendere. Aumenta di valore per dire che diventerà più forte, sì, che, 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 diventerà il suo rendimento. Sì, ma non è sì, che, non che intendo, diventerà Sì, sì, intendo quello. Io mi aspetto che Coppiner si faccia... Sette anni alla Juventus i prossimi sette anni alla Juventus, Juventus e certo, diventi una grande. Non ti dico certo. una leggenda della Juventus, ma uno dei giocatori che, 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 che tra qualche anno ricorderemo come oggi ricordiamo, Buh, mettici chi vuoi tu, allora ci sono le cifre di Brescianini, mamma mia! Allora, aspetta. Sport Italia da questo punto di vista, è avanti su Brescianini. Per Percassi show 13 milioni al Frosinone per Brescianini. Contratto al calciatore 4 anni più 1. Il 50% dell'incasso. Il Frosinone dovrà oh, girarlo al me. Milan. Napoli breffato all'ora di pranzo. Inserimento Lampo di Percassi che si conferma il leader del mercato italiano. Mi me sembra una roba da Emilio Fede, questa, eh, devo dire. Però vabbè oh. portato a casa Brescianini che cazzo. Vabbè. 13 milioni, poi vogliono prendere altri calciatori. Beh, va bene, va bene, va bene. Ragazzi, siamo sempre a quota. Oh, vi prego, non ce l'abbiamo fatta ieri, se non ce la facciamo oggi mi incazzo. 220 vi do l'obiettivo. Ma se non superiamo quella 200 siamo messi male. Eh? Oh, signori, sto parlando. Ehi, sto parlando con te che mi stai guardando, amico di Twitch. Sabati, dai, forza. Leggiamo, 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 leggiamo eh, altri messaggi. Vorrei rispondere a un nuovo iscritto per fargli capire dove si sta trovando. <ride> Eccolo qua. Calulu non è più forte di Gatti, non è un upgrade. Peppino Bullo 94. Caro signor Peppino, quante partite hai visto di Calulu nella tua vita per dire che Gatti è più forte di Calulu? In quale mondo Gatti è più forte? Gatti dovrebbe stare al Coco Ricò dato che siamo in tema estivo vacanze eccetera eccetera dovrebbe stare al cocorico e dire eh, cra cra craft fai finta che vuoi entrare al cocorico vestito con voglio al cocorico. Eh, voglio entrare al cocorico <ride> craft vuoi <ride> dare palle tu non ci metti qui craft vestito di merda vuoi dai coglioni hai portato la figa quello, pot quello potrebbe fare gatti quella roba di gatti secondo me come posto di lavoro sarebbe ottimo. No, non sono ottimo. mai stato in questi posti, quindi. Me ma tu, me Questo vuoi co? Questo. è il lavoro che potrebbe ma, ma, ma io sto leggendo robe allucinanti. È più forte Rugani. Ma Rugani, ragazzi, ragazzi, ma non è per cattiveria. Rugani non è più forte di nessun centrale di Serie A. Che gioca titolare, ma, ma attenzione aspetta, aspetta, aspetta. Ma non per il valore del calciatore che non sia bravo, ma perché Rugani non ha voglia di giocare a calcio. Rugani mettetevelo in testa: non, non ha voglia di giocare a pallone. Perché se avesse avuto voglia negli ultimi anni. Che ha trovato il anni... posto fisso, Fabio. Oh, perfetto, perfetto. Ragazzi, Caionda Gaspar è più forte di Rugani. Ma non perché Rugani non sia bravo con i piedi, è più bravo con i piedi. Ma Rugani non ha voglia di giocare a pallone. Non ha, non ha nessuna voglia di mettersi in gioco. Come cazzo fate a valutare un calciatore che non vuole giocare? Io il calciatore lo devo valutare per la fame che ha. Per, per, per la voglia che si mette. Non sto parlando di qualità tecniche. Perché se mettiamo a parlare di qualità te, Rugani è bravo, voleci da palla al piede. Sì. Rugani. Allora, ragazzi, in un mondo perfetto, e secondo me Craft è d'accordo con me. Eh, Rugani in un mondo perfetto oggi sarebbe titolare di questa Juventus titolare. Se nella, aspetta, bene. se nella sua carriera il suo percorso fosse stato lineare fosse stato lineare. Fosse andato a giocare da qualche parte banalmente, scusami, banalmente se di Banalmente, se l'anno di Pirlo invece poi di rientrare a casa base si fosse accasato a, ma non ti dico neanche al Cagliari, ma al Bologna, alla Fiorentina di Turno. Alla Lazio, vai, alla, la, 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 la Lazio, va. La Lazio non, non puoi giocare a pallone. No, quindi, ogni discorso che mi fate, reintegriamo Rugano. Integriamo ma Mechegna ha voglia Artur ha voglia di giocare a pallone Mechegna ha voglia di giocare a pallone è domanda che dovete ragazzi io vi faccio sempre il discorso sull'allenatore no? l'anno scorso a me Allegri oltre ai motivi tattici quello che mi mandava ai matti era che io vorrei in dirigenza e sulla panchina della mia squadra qualcuno che stia male per la mia squadra più di me dieci volte di più di me 10 volte di più. No, non ce n'è di dura sta roba. Se l'allenatore non gliene ne può fregare va in vacanza, torna dopo che inizia il ritiro. Poi va, fa, fa il, va al matrimonio della figlia che dura che manco manco eh, in un capo egizio c'ha il matrimonio che dura tanto come quello della figlia di Allegri e torna dopo. È come qua, sono le di Juventus. Di no, cap capite? E questa cosa è un per me a, a prescindere che tu sei bravo o non bravo, per me non vali un cazzo. Per me non hai voglia del tuo lavoro, non lo ami e questo è un discorso. Tutto qui. Chi è che ha regalato la ecco, se l'ha regalata Peppino? Benvenuto, no, 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 l'ha fatta lui. Fatta... Sei un grande. Vedi che più gli più, più insulti, più si abbonano. Io pensavo che gliel'avessero regalata, invece l'ha fatta lui, nonostante il mio rimprovero. Pino ti vogliamo un bene? Che manco, mamma mia, manco di immagini. Manco di immagini. E poi c'è Ciccio Volley. L'ho conteggiata quella di Ciccio Volley. Dovremmo essere, ragazzi, ricordatevi, l'ho conteggiata perché sennò siamo arrivati a 200. Eh, mi sa, di, mi sa di Se no, vogliamo conteggiare quindi a 200, forse ci siamo arrivati. Ho oh, 2,20 e l'obiettivo. 200, ci siamo per le 2,20. Mancano 20. So, quindi forza e coraggio. Che il 13 d'agosto, stiamo qui in diretta col caldo e l'altra sta morendo. Vabbè, Peppino, se porti i soldi, assolutamente sì. Quella è la discriminante è quella, Fabio. Ma secondo te è possibile che abbia perso gli stimoli perché nessuno l'ha mai considerato all'altezza? Parla di Rugani. Eh? Sarri adorava Rugani. L'ha chiesto mille volte quando stava alla Lazio. Quando stava al Napoli, quando stava al Chelsea. Non ci c'è voluto andare al Chelsea. Giochi in Premier League. Non giochi su giardino di casa. Non ci vuole andare. perché dobbiamo farci? È rimasto a Torino a fare la ragazza Pompon. Il ragazzo Pompon. Il, 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 come si dice? Eh, voi lo chiamate lo statale. Che, che, che mettete voi l'aggettivo giusto? A me sti calciatori non li voglio proprio io, non li voglio, ma non, ma non perché non siano bravi, ma perché non hanno voglia. Grazie, per la sample. Green Wolf, nuovo abbonato. Grazie, grazie di cuore. Noi abbonati li vogliamo benissimo 201, grazie mille aspetta perché sto dicendo 202, 201, non esagerare 201, grazie mille grazie mille, grazie mille il Chelsea ci dava una fortuna ma perché i giocatori devono cambiare vita solo perché lo dite voi? perdonami, in che senso? in che senso? i no, calciatori devono dover giocare a pallone bah. non è cambiare vita non, st non, non sto chiedendo, chiedendo ma... a Rugani di fare lo spazzino di giocare a pallone sto chiedendo No, ma poi è, leg no, poi è legittimo che, che non ci voglia andare. però a quel punto diventi un problema per la Juventus. Se noi dobbiamo parlare di Juventus, dobbiamo parlare di Rugani come un problema. No, 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 Lascio no, no, no vedi qua sbagli. Rugani diventa un problema per se stesso, non per ma la prima, Juventus. prima di tutto, sì, ma se a, a me Rugani se, ha rovinato la tutto, sua carriera, carriera eh, non della Juve. Tutto. Sì, sì, ma con tutto il bene. A me della carriera di Rugani ferica relativamente. Io commento la Juventus, non la carriera cioè, di Rugani no, Faccio quello che sta. vuole. Dire. Però, scusa, però, no, perdonami, perdonami. Dice no, no, non vuol, non vuol... la Lazio. Gli ha offerto vari contratti in Italia. Co... Vi lo posso assicurare perché ho dei contatti io. Il Lecce, in questi dieci giorni, ha parlato con Rugani. Il Lecce, ha parlato con Rugani. Rugani non vuole andare al Lecce. Il Salento in Italia, Eppure meta turistica, ci viene tutta Italia a questo periodo se, sta, se, vive se uno ha i soldi in Salento vive bene, ve lo posso assicurare non vuole venire a giocare in Italia eh, a Lecce, non vuole andare a giocare a Bolo Bologna sta offrendo per Rugani. Lì Bologna sta offrendo per Rugani non vuole andare al Bologna Bologna fa schifo Lecce fa schifo non vuole giocare banalmente non vu ha voglia di giocare a pallone questa è la domanda non allora, sono vi, dico, vi, vi, dico una cosa, vi dico una cosa, chiaramente è una battuta, prendetela per, quella, per quello che è. A Football Manager uno degli attributi più, quelli nascosti, dei giocatori più importanti è l'ambizione. Oh. Ci siamo capiti? È questo è, questo, eh. ma a me non ci giriamo attorno, questo è il punto, il punto è proprio questo. C'è una sab regalata. L'ho conteggiata, mi sa. De no. Grazie, mille. 203. C'è una sab regalata dalle tazzine di Giuntoli. Che cos'è Lucky? Che cos Lucky? Lucky Luciano. Tanto grazie, a Tazzini Giuntoli per, per aver regalato la sub. Mi sono perso anche il nome. Ho perso il tweet di Romeo, ragazzi. Me lo dovete linkare voi cortesemente sul Discord. Io non ho il tweet di Romeo. Sta... Abbiamo, una chat, abbiamo una chat di One Pisciani. Ma che cazzo sta la tweet di Romeo? Non lo vedo, <ride> Twitter Romeo. Quando sta? No, non so nemmeno che cosa sia. Che cos'è One Piece? Che cazzo è One Piece? Un uh, gioco da tavolo. Ma vaffanculo, tu hai gio... cioè, Al Monopoli giocavo io. Basta, a carte gioco. Che è? One Piece? Vaffanculo, tu hai One Piece. Uh, ma ragazzi, Twitter stu... Romeo, io non lo vedo, quindi vaffanculo, va bene. Andiamo avanti, ma questo. Che bava fanculo, va a andare a One Piece, One Piece, tutte queste robe che conoscete voi. Bellissimo gioco di tavola, eh? Bravi, bravi, bravi. Complimenti. E complimenti. l'altro che ride, poi, e l'altro che se la ride, questo è il problema. Questo ma io non ho leggendo, leggendo la chat. Il direttore eh, quello è quello il passato ma scusate io l'altro giorno l'altro giorno quando alle olimpiadi oh ti racconto questa che mi metto a ridere pure io craft alle olimpiadi c'era l'italia che giocava contro la, gli stati uniti la finale di pallavolo no per loro e io mi sono emozionato dice al punto della della enogu no oltre grande eh, la enogu grande tutte le calciate giocatrici bravissime però ad un punto dell'italia una volta è passata in sottofondo perché mettono, quando fai il punto tu, la canzone che contraddistingue la tua nazione, no? Cioè il, il sentimento popolare della tua. È gono. Paola è, è... Ah, gono. Sì, sì, scusate ragazzi, scusate, non sono esperto tantissimo. Paola è gono. sì. Perché okay, come l'hai chiamato? Tu? Enogu invece di Gono, ah. perdonatemi <ride> La cosa che mi ha fatto capire: punto Italia, e parte Gianna Gianna Gianna, sosteneva Tesi e Illusio, e là dico, beh che viva l'Italia e poi improvvisamente a un altro punto dell'Italia contro gli Stati Uniti parte Sketman John che il in italiano esatto però secondo me il ragionamento che hanno fatto loro ah esatto e io dico eccoci siamo noi questo è il grande paese vabbè e quindi. Mi sono... Queste sono le cose. Era la regia del grande Carlo Vanzina. Esatto, eh, Selvaggi fantastico. Film clamoroso quello, Allora, allora c'è una donazione. Grazie mille Dix. Direttore su Sky ho cercato di uccidermi. Scorre questo titolo: Frattura al gomito di Gregorio paltrinieri, Paltino. però. Eh, vabbè, dai, e eh, ci sta. Andate a cagare, ma hanno fatto. No, sta bene, sta bene, sta bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Uh, altre cose da dire per YouTube ci sono, ci sono temi del altri temi del giorno che vuoi sviluppare. Breve brevemente, brevemente, no, non ce ne sono. Quindi, il taglio per YouTube lo possiamo ah, fare anche ora. So, sì, eh, certo è una domanda a te. Ma Wampis non ce le... ne frega un le cazzo. Sono. Va bene, quindi il mercato per ora è bloccato. Aspettiamo la notizia. Vorriamo tutti, e... Sestimo, settimo posto, dai. Tra poco ne parliamo su Twitch. Guarda che c'è gente a convinta, eh? Allora facciamo così: ne parliamo su Twitch ora che dobbiamo fare la, la sosta per, per YouTube. Il taglio: apri il disco, si sì, YouTube, un like, un commento, attiva la campanella delle notifiche in più. L'hai biancona a channel su Telegram e niente. Ci vediamo con l'editoriale di domani, che è stato già fatto e che dovete ascoltare con grande attenzione perché altrimenti, altrimenti vi voglio farete un brutto Ferragosto non è una ma è quasi è quasi una ci vediamo tra un minuto cara cara, cara Twitch un minuto un minuto, un minuto.